Ciao a tutti, sono Vicky e benvenuti ad una nuova video recensione. Oggi vi parlo del terzo volume di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Dopo questo prenderò una pausa da Harry Potter semplicemente perché non ho gli altri volumi e dovrò acquistarli e poi perché darò precedenza a dei libri che mi devono arrivare, alcuni mi sono già arrivati per delle recensioni e quindi metterò un attimo in pausa. Però vi dico che questa serie mi sta prendendo molto, non l'avrei mai creduto, perché io pensavo prima di iniziare a leggerli che leggendoli da grande insomma non mi avrebbe fatto impazzire Harry Potter, e invece, come spesso mi succede, sono stata smentita e mi sta prendendo veramente tanto questa serie. Ho letto i primi tre volumi veramente in pochissimo tempo perché volano via e mi catturano molto, anche se io conosco già tutta la storia. E quindi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Abbiamo Harry Potter che è al terzo anno di scuola ad Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria, e è più grande, ha 13 anni, anche per questo forse questo libro insieme al film è forse il mio preferito, se la gioca un po' con la Camera dei Segreti. Abbiamo un Harry un po' più grandicello che appunto se la deve vedere con una nuova avventura in questa scuola, perché non c'è mai pace per lui, e praticamente viene a scoprire che c'è un ricercato che è fuggito da Azkaban, che è tipo una prigione della magia super controllatissima da cui non scappa mai nessuno, e c'è questo Sirius Black che invece è scappato e per qualche motivo sembra essere proprio sulle tracce di Harry. E da qui tutte le avventure di questo libro, da questa traccia base. Allora, mi piace il fatto che qui Harry Potter è un po' più grande, quindi si vede, per esempio con gli zii, nei primi due libri era sempre un po' taciturno, non rispondeva molto, preferiva insomma tacere, anche se gli venivano fatte le peggio cose. Invece qui risponde un po' male, reagisce piuttosto energicamente quando gli viene fatto qualcosa, quindi si vede che comunque sta diventando più grande il personaggio. Poi c'è il personaggio di Piton all'interno della storia, che è assolutamente antipaticissimo, e io mi rendo conto che nei libri è super antipatico e sembra proprio un antagonista vero e proprio, mentre invece nei film finora sembra, anche se antipatico, però comunque sempre tendente al buono, tendente a difendere gli studenti, tendente a stare dalla parte di Silente. Invece io parlo sempre fino al terzo volume, nel libro è veramente super antipatico, lo vorresti uccidere praticamente. E poi c'è Malfoy che è assurdo, cioè nei film lo fanno anche piuttosto intelligente in alcuni momenti, insomma lo fanno un mago che pur essendo un idiota ha delle capacità. Invece fino al terzo libro, qui per quanto riguarda la serie di Libresca, è solo un idiota, una macchietta, cioè veramente un cretino. E cioè, boh. E mi è piaciuta tantissimo l'idea della mappa del malandrino, penso che tutti la vorrebbero, è un'idea geniale, la Rowling è proprio, cioè ti lobo per questa cosa. Mi piace moltissimo, proprio in generale nella saga, però qui si vede particolarmente proprio un'amicizia vera e pura tra i protagonisti, che mi piace veramente tanto, che si difendono, si trattano bene, tengono veramente l'uno all'altro, ed è veramente qualcosa di puro e meraviglioso. E poi abbiamo anche Hermione, che a differenza, cioè nei primi due libri era un po' normale secondo me, niente di che, invece in questo terzo libro mi piace molto, mi piace perché si vede una sorta di maturità, si vede che è un po' cambiata, cioè per esempio prende a pizze Malfoy, cioè ha delle sue uscite un po' più sbarazzine, e mi piace anche che pur di difendere Harry, pur di difendere i suoi amici, rischia anche di litigarci, di non far, insomma, fa in modo che non le parlino più, però pur di difendere i suoi amici si becca magari gli insulti, le liti, eccetera. Quindi è un segno di maturità e di vera amicizia. Quindi in questo libro ho rivalutato il personaggio di Hermione, che mi è piaciuta molto. E si comincia anche ad intuire, ma in maniera molto, cioè proprio a intuizione, perché non è che viene descritto niente di che, però che comincia ad esserci qualcosa tra Hermione e Ron. Cioè Ron la ammira, inizia ad ammirarla in questo libro, comincia ad esserci un piccolo feeling tra i due. Mi piace tantissimo il personaggio di Lupin, del professor Lupin,
Lupin affascinantissimo, Lobo, un po' tormentato, un personaggio un po' tormentato che ha questa maledizione, quindi è molto pericoloso, però in realtà cerca di controllarsi, di controllare questa sua natura, e in realtà è anche un ottimo professore, è proprio un bravissimo insegnante per quanto riguarda le arti oscure, quindi mi è piaciuto veramente, veramente molto tutta la questione del molliccio e tutta quella roba lì. Ah, la questione del molliccio mi piace anche perché comunque è evidente, cioè che la Rowling ha voluto dire tramite il molliccio che è questo essere che prende la forma delle tue peggiori paure e che può essere sconfitto soltanto dalle risate e dal metterlo in ridicolo, che anche nelle situazioni peggiori e le cose che ci fanno più paura possono essere sconfitte. Cioè, ho visto un insegnamento del genere in questa cosa. E quindi niente, per questo libro, cioè, bellissimo. E anche tutti gli intrighi che ci stanno sotto, veramente bello che si ricollegano anche a quelli precedenti, al passato. Poi dovete sapere che io amo tipo i viaggi temporali, le cose con i viaggi temporali, quindi figuratevi. Il film, il terzo film, lo trovo più bello anche degli altri. Io so che ogni film di Harry Potter è stato diretto da una persona diversa, a un regista diverso, e quello di questo film, che non so chi sia, perdonatemi, secondo me è stato molto bravo, ha reso il tutto un po' più dark, un po' più oscuro, ci sono delle scene, magari anche soltanto con un piede che va su un ramoscello che si spezza, crea quella suspense, quella paura, quella tensione, ecco, la tensione, e invece ho molto anche le sceneggiature, la fotografia, le ambientazioni, cioè questo terzo film secondo me ha proprio una marcia in più anche rispetto agli altri due, è veramente molto bello. Terzo libro, terzo film, miei preferiti, e se la giocano soltanto un po' con Harry Potter e la Camera dei Segreti. Fatemi sapere se avete letto il libro, se avete visto il film, cosa ne pensate dei due, quale preferite, qual è il vostro Harry Potter preferito. Non mi fate spoiler, diciamo, per quanto riguarda i libri, perché io per quanto riguarda i film la storia la so tutta, però magari se ci sono cose di più nei libri non fatemi spoiler, perché voglio leggermela tutta a più presto. E nulla, vi ricordo di lasciarmi un like se anche a voi piace Harry Potter e se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati e per diventare sempre 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 di più, siamo già più di 1000 ed è una cosa veramente bellissima, e cioè, è fighissimo perché io ci sono già passata con l'altro canale, e quindi vederlo succedere anche qui, che piano piano si diventa sempre di più, e insomma, cioè, vi abbraccio tutti e nulla, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Se hai voglia di supportare il canale, puoi offrirmi un caffè simbolico usando il sito Ko-fi. Vi lascio comodamente il link in descrizione. Il ricavato verrà usato esclusivamente per comprare libri con cui arricchire il canale, con haul, recensioni e molto altro. Ovviamente vi lovo che lo facciate o meno.